Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati anche agli ascoltatori del podcast. Dopo un po', dopo tutto il Giro d'Italia, in realtà ritorna la puntata del martedì del DS Cycling. Sapete che si può vedere ovviamente qua su YouTube, ma c'è anche la possibilità di andare a riascoltare la puntata e tutte le puntate precedenti su Spotify. Il nome del podcast è DS Cycling e vi consiglio di andare a darci un'occhiata se non l'avete ancora visto, perché all'interno trovate anche tutti i riassunti delle tappe del Giro d'Italia e quindi vi consiglio di andarlo a guardare e ovviamente ci sarà anche la puntata di oggi. Allora, io ho pensato di fare una cosa di questo genere. Normalmente le puntate vecchie andavo a fare l'argomento della settimana, poi andavamo a vedere le gare, il prodotto della settimana. Pensavo di dividerlo in due parti, quindi oggi, solo oggi, vediamo l'argomento della settimana, che ve lo anticipo, e sono i brand di orologi nel mondo del ciclismo. E devo dirvi che se rimanete qua fino a fine video ci sarà la parte più interessante di questo video. Ma non vi anticipo altro, perché se accenno qualcosina in più già magari capite di cosa sto parlando. E quindi vi stavo dicendo che il DS Cycling sarà diviso così: la prima parte è quella di oggi, dove parliamo dell'argomento della settimana, dove sarà carino anche poi riascoltarlo nel podcast DS Cycling, e parlando solo dell'argomento della settimana proprio posso anche spaziare un po' di più, posso anche parlare un po' di più per non far sì che diventa un video tanto lungo che dopo un po' si disperde. La seconda parte è quella dove andiamo a vedere le gare della settimana e vi dico anche qual è l'articolo della settimana. La vediamo nella giornata di domani, sempre alle 18, quindi martedì ore 18 ci sarà l'argomento della settimana, mercoledì ore 18 tutto quello che è successo nelle giornate precedenti, nelle gare precedenti. Ovviamente non parliamo del Giro d'Italia, perché ogni giorno c'è stato un capitolo a parte, il processo alla tappa di ogni tappa e poi anche il resoconto di ogni settimana, ma andiamo a vedere tutte le altre gare che ci sono state, perché ce ne sono state un bel po'. E fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa programmazione. E approfitto ora a chiedervi un bel like se non l'avete ancora messo e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ovviamente per voi è gratuito, non vi costa niente, ma per me può fare una grande differenza per continuare a portare all'interno del canale questo tipo di contenuti e per far sì che l'algoritmo di YouTube consigli di più i miei video. E detto questo, però, non vi rubo altro tempo e andiamo a parlare dell'argomento clou della settimana: il brand di orologeria nel mondo del ciclismo. Questo è un video che in realtà io avevo già fatto, l'avevo già registrato lo scorso anno, ma non so perché non mi convinceva molto, alla fine non l'ho mai pubblicato. Dopo il Giro d'Italia, dopo aver visto Tadej Pogačar cosa portava al polso, mi è venuta voglia di riportare fuori questo argomento e mi è venuta voglia di analizzare, diciamo, quello che sta succedendo all'interno del mondo del ciclismo, perché sono arrivati questi nuovi sponsor che sono i brand di orologi, che portano, hanno, diciamo, una clientela diversa rispetto ad altri brand, e quindi secondo me valeva la pena andarlo ad approfondire. E a fine video andiamo a vedere l'orologio di Pogačar. Mi raccomando, rimanete fino a fine video, perché sarà la parte più interessante di questo video. E la cosa mi ha incuriosito in realtà a me fin da subito, perché sono anche un appassionato di orologi, non ne porto tanti perché mi piace portare il mio Garmin che mi dice i battiti che ho, che mi dice l'HRV status, che mi dice un botto di cose e poi si collega al computerino, però quando è l'occasione mi piace sfoggiare i miei orologi. Ne ho pochissimi e molto economici, però comunque fanno la loro figura. I brand di alta orologeria li ho sempre visto in altri sport, tipo la Formula 1, tipo il tennis, dove si vede proprio i cartelloni enormi sponsorizzati da Rolex. Rolex, ma come altri marchi, tipo Richard Mille, che dopo andiamo a vedere perché è già all'interno del ciclismo, sono brand di lusso, e se andiamo a pensare che vanno a sponsorizzare un certo tipo di competizione, oppure vanno a sponsorizzare una squadra tipo Tudor, tipo Richard Mille, tipo Breitling, vuol dire che anche il target del ciclismo è leggermente cambiato, perché se andiamo a pensare che gli orologi sono dei beni di lusso, negli ultimi anni la cosa che mi ha fatto pensare che questi brand sono entrati all'interno del mondo del ciclismo è perché anche la bicicletta sta diventando sempre più un bene di lusso. Basti pensare ai prezzi come sono aumentati negli ultimi anni. Essendo entrati questi brand all'interno del ciclismo, fa pensare anche che il loro target si è anche spostato dagli altri sport, che magari potevano essere golf oppure tennis, al ciclismo. Spoiler:
Vanderpool, apriamo una piccolissima parentesi su Vanderpool, che ha detto che dopo aver fatto la carriera del ciclista gli piacerebbe diventare un golfista professionista. Ma chiusa la parentesi che mi è venuta in mente adesso. Non ve li ho accennati, ma i brand che sono all'interno del ciclismo sono, in primis vi direi Tudor, perché è una squadra svizzera, gli orologi Tudor sono svizzeri, la squadra è quella di Fabian Cancellara, che ha un bel budget anche dietro. Sono partiti lo scorso anno con una squadra professional, quest'anno sono ancora un team professional, però con grandi ambizioni, con un bel budget. Già dal primo al secondo anno si è visto un cambiamento con tutti gli acquisti che sono andati a fare. In primis vi direi un Matteo Trentin, un uomo squadra di un certo livello, che ha una bella esperienza dietro, anche un bel palmarès, che è andato via dal team UAE che accompagnava Pogacar, è andato al team Tudor. Assieme a lui però sono arrivati anche da Inese, Storer dalla Groupama è passato al team Tudor, concludendo l'ultimo Giro d'Italia in una buona decima posizione. Ma oltre a loro ne troviamo anche altri, tipo Ivy Declane, un altro velocista del team Tudor molto forte. E oltre alla squadra pro c'è anche la squadra di sviluppo Under 23, con un bellissimo progetto e quindi una squadra di tutto livello. Il ciclomercato che adesso è attivo, perché manca davvero poco che si sanno quali sono gli ufficiali scambi di squadra, ci dice che il team Tudor sta per ingaggiare Mark Hirschi, quindi un altro buon corridore di livello, ma oltre a loro ne arriveranno anche tanti altri. E sono curioso di vedere in quanto tempo riuscirà a diventare World Tour questa squadra nata solo nel 2023. Non vorrei andare troppo nel dettaglio nel brand Tudor perché non lo conosco benissimo e non vorrei raccontarvi una cosa per un'altra. Vi lascio però qua sotto in descrizione il video degli altri video di altri canali dove parlano nel dettaglio del brand Tudor, se volete andarlo ad approfondire, e altri video che parlano dei brand che vi parlerò oggi, dove io in realtà mi sono andato ad informare e a parlare sono dei veri e propri esperti di orologi. L'altro brand che in realtà non si è visto moltissimo, sempre in una squadra nuova nata nel 2023 svizzera, è la Q63. Il brand principale è Q63, anche qua è nata una squadra nuova con grandi prospettive, molto simile a quello che abbiamo detto prima, al team Tudor. Sono partiti il primo anno, lo scorso anno, sono andati abbastanza bene, hanno preso come brand ambassador Vincenzo Nibali, finita la carriera Nibali si è spostato al team Q63 per essere brand ambassador, quindi comunque di budget dietro ce n'è, e come secondo sponsor lo troviamo nella maglietta, è Breitling. Altro brand di orologi simili a Tudor che entra nel mondo del ciclismo, quindi Breitling. Lo avevo già visto, in realtà penso sia stato uno dei primi orologi che ho visto, più che altro che io sono stato attento a vedere nei ciclisti professionisti, nel lontano Tour de France del 2020, quando vinse per la prima volta Tadej Pogacar. Nell'ultima tappa, nell'arrivo a Parigi, si vede Tadej Pogacar in maglia gialla sfilare con questo orologio al polso. Non vi ho accennato prima, ma torniamo un attimo indietro a parlare di Tudor, perché mi sono dimenticato di dirvelo prima, era anche sponsor ufficiale del Giro d'Italia. Difatti, nelle premiazioni, il vincitore vinceva un orologio Tudor molto carino con il bracciale rosa. Ma dopo torniamo a parlare del vincitore e di bracciali rosa. Ritorniamo a Breitling, quindi un brand che si era già visto nel Tour de France e ora è uno degli sponsor del team Q63. Ed ora però arriviamo alla parte finale, alla parte più croccante di questo video. Parliamo del team UAE. Team UAE che ha come sponsor Richard Mille. Richard Mille ormai sono 2 anni all'incirca, o 3 anni, forse mi sono perso qualcosa, che è all'interno del team UAE. Richard Mille, che è un brand non storico come altri di orologeria, è nato nel 2003 e propone degli orologi sportivi automatici, orologi di un certo valore che non tutti si possono permettere, perché se vogliamo parlare di prezzi, adesso vi faccio un attimo girare la testa, il Richard Mille meno costoso che hanno in catalogo, preso a listino, costa 80.000 euro. Ebbene sì, perché volevo arrivare proprio a questo punto, perché il team UAE è sponsorizzato da Richard Mille. Se fate caso, molti corridori utilizzano il loro orologio al polso quando corrono. Sono degli orologi sportivi, come vi ho anticipato prima. Prima di essere nel ciclismo, erano già all'interno di altri sport. In primis la Formula 1, ma oltre alla Formula 1 anche al tennis, come vi ho accennato prima, Formula 1 e tennis, i brand di alta orologeria si vedono già da un po'.
Esempio, Richard Mille è anche sponsor di Nadal. Nadal che in ogni sua partita indossa un orologio Richard Mille. E se pensiamo però al mondo del ciclismo, dove si guardano anche i grammi e sappiamo quanto importanti sono per un ciclista professionista i grammi nella bicicletta, se hanno una bicicletta che pesa un netto in più rispetto a una bicicletta che pesa un netto in meno, per loro può fare la differenza, soprattutto in un grande giro. E difatti non glieli vediamo sempre addosso questi orologi, ma oltre a Pogacar l'ho visto anche molto spesso indossato da corridori come Adam Yates, che corre sempre nel team UAE, l'ho visto indossato da Birg, da tanti corridori, ma anche in tappe dove puntavano alla vittoria, dove non avevano problemi ad avere un po' di peso in più. Perché questi orologi, vi ho detto che sono sportivi, sono fatti appositamente per lo sport, quindi hanno all'interno dei movimenti, essendo automatici, fatti apposta per resistere anche degli urti pesanti. Perché se dobbiamo pensare a Nadal, che è un tennista che tira dei bei colpi con la racchetta tennis, comunque questo orologio deve sopravvivere e oltre a sopravvivere non gli deve dar fastidio. Vi ho accennato il peso, Richard Mille ha fatto per Nadal un orologio che pesa 19 grammi. Quindi non pesa praticamente niente, quindi è per quello che lo indossano anche dei ciclisti quando corrono, perché non gli dà fastidio indosso. E in questo caso è lo sponsor, quindi per quello che se lo mettono addosso. Anche Alaphilippe è stato sponsorizzato da Richard Mille e negli anni passati l'abbiamo visto spesso con questo orologio al polso. Magari molte volte lo avete visto, non vi siete neanche accorti che stava indossando un certo tipo di orologio, ma il motivo è proprio questo. In primis è uno sponsor e quindi lo ha dato al corridore. E in quel caso quando lo indossava Alaphilippe era uno dei più forti al mondo e non a caso l'hanno dato lui. E come seconda cosa è un orologio leggerissimo che non dà fastidio al corridore, quindi per quello lo vanno ad indossare. E poi, diciamocelo, fa la sua sporca figura. E Richard Mille lo troviamo in questi ultimi 2 anni, che sponsorizza anche il team UAE, nel manubrio Envy che utilizzano nella pipa. In realtà utilizzano il manubrio integrato, però se guardiamo nella pipa del manubrio della Colnago del team UAE troviamo scritto Richard Mille. E ovviamente Tadej Pogacar l'ha utilizzato nel Giro d'Italia e glielo abbiamo visto con un bellissimo cinturino rosa al Giro d'Italia. Quell'orologio sarà stato fatto sicuramente per Tadej Pogacar. Non mi sono andato ad informare se è un orologio che Richard Mille ha creato apposta per Tadej Pogacar solo per l'ultimo giorno del Giro d'Italia, oppure hanno preso un classico orologio Richard Mille e gli hanno cambiato il cinturino. Se stiamo parlando di un classico orologio Richard Mille e gli hanno cambiato il cinturino, comunque stiamo parlando di un orologio da un valore che si potrebbe aggirare dai 100 ai 400 mila euro. Se invece quell'orologio Richard Mille l'ha realizzato apposta per Tadej Pogacar, sapete che quel valore potrebbe anche oltrepassare il milione di euro, essendo un orologio a tiratura limitata realizzato solo per Tadej Pogacar. Come in realtà hanno anche già fatto tipo per Nadal che vi ho accennato prima, oppure lo hanno anche fatto per Leclerc. E quindi stiamo parlando degli oggetti con un valore inestimabile. E ovviamente vi lascio qua sotto in descrizione al video dei link dei video che parlano più nel dettaglio di questi orologi, dove non parlo io che non li conosco bene, ma dove ne parlano degli appassionati di orologi, dove potete scoprire qualcosa di più. Ma detto questo, siamo arrivati alla fine di questo video. Scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo argomento. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!